Il trofeo raggiunge il T della 1 dai tunnel d'onore dei professionisti. È l'inizio di una grande giornata di golf dove gli sguardi prima della partenza raccontano il futuro del torneo. La lotta è bellissima, in campo si gioca il golf d'attacco che fa divertire ad ogni buca. Luca Cianchetti in ottima forma e cerca con swing audaci nuovi punti per il suo ranking. Meno 5 finale, 21esima posizione e tanta fiducia per le prossime tappe sul Challenge Tour. Lorenzo Scalise ci fa sognare, la sua grinta è coinvolgente e mette in atto un final round da campione. 7 birdie, nessuna sbavatura e il record in gara arriva il meno 10 per la terza posizione. Lollo, che dire, hai giocato bene in casa, hai guadagnato terreno nel ranking e ci hai ricordato quanto gli azzurri siano forti a giocare a golf. Avanti così! Tutti aspettano sulla 18 Benjamin Rush. Lo svizzero ha un colpo di vantaggio su tutto il field e tiene sulle spine il pubblico del nazionale. L'ultima buca però lo inganna e il doppio bogey lo fa scendere in terza posizione. Si fanno i calcoli e la sorpresa è un playoff tra Oliver Ondebol e Christian Johansen, che avevano consegnato in clubhouse 11 colpi sotto al par. Playoff veloce sulla 18 con Oliver che allarga sulla destra trovando qualche difficoltà sul secondo colpo. Layup per rientrare, poi un approccio due putt per un 6 che pesa dopo una giornata sotto il sole. Christian invece lo incontriamo sul green con i colpi regolamentari e i due putt che possono bastare per la vittoria. Arriva l'abbraccio con il cugino Caddy e la premiazione che incorona il norvegese fronte clubhouse con i complimenti di Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf. È stato un challenge stupendo, un campo in grandissima forma. L'estate chiama il mare, sì è vero, ma il golf è una sirena più ammaliante. Swing your life!